porto turistico Marina di Pescara torna l'8 e 9 ottobre la fiera Bio Benessere. Si tratta della prima e unica kermesse fieristica del centro-sud Italia dedicata alla ricerca di uno stile di vita sano e sostenibile. Numerose le aziende coinvolte nel bio food, per esempio, oltre a quelle presenti in due aree tematiche di impatto come l'area beauty, benessere e cosmesi naturale, e quella green lifestyle puntata sulla bike mobility e sull'utilizzo delle green cars. È una fiera, ma è anche una grande vetrina nel corso della quale l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente prospetterà agli abruzzesi lo stato dell'arte dell'avanzamento della grande progettualità chiamata Abruzzo Regione del Benessere. È un luogo ideale, è un luogo dove ci si confronta sugli stili di vita, sul benessere, sul biobenessere degli stili di vita. Noi come comune e come regione metteremo in campo in questi due giorni quelle che sono le best practice che abbiamo attivato. Penso in queste settimane, in questi mesi, all'importanza che stiamo dando ai contratti di fiume, tutto ciò che riguarda la mobilità sostenibile e alternativa, tutto ciò che rientra nel concetto di biobenessere, che attraverso una norma che abbiamo approvato in consiglio regionale qualche anno fa stiamo trasformando in atti concreti. Il ambiente si presenta in che veste? Come? È una veste di accompagnatore di questo processo importante che riguarda la transizione ecologica e che vede all'interno della manifestazione biobenessere un momento, diciamo, di crescita culturale sul territorio, ma al tempo stesso per affrontare tematiche a livello globale che poi ci aiutano a dare risposte nella direzione che vogliamo, ovvero di un Abruzzo sempre più marcato verso una direzione di sostenibilità e diciamo nel mettere in campo quelle risposte a cui la stessa comunità europea ci sta chiamando. Sano vivere è un insieme di tante piccole connotazioni, dall'alimentazione all'utilizzo di prodotti che non abbiano ovviamente componenti cancerogene o chimiche, o ad esempio può essere anche un benessere olistico, o può essere anche sostenere l'ambiente utilizzando dei mezzi che siano assolutamente green. Aspettiamo con impazienza di vedere quali occasioni, quali novità, quali opportunità questa fiera potrà regalare, e quindi non resta altro che andare al porto turistico di Pescara l'8 e il 9 di questo mese.